Sabato 18 settembre in via Pana 156 a Faenza la inaugurazione del nuovo stabilimento di Molino Naldoni. Nuovo stabilimento, nuovi obiettivi, nuovi progetti, immagino. Assolutamente sì, siamo pronti. Lo stabilimento è partito a febbraio 2019, però per i motivi che tutti ben sappiamo non siamo riusciti ad inaugurarlo prima e oggi siamo pronti per l'inaugurazione. Cosa si trova in questa nuova sede? Ma abbiamo fatto un molino bellissimo, un molino completamente nuovo, un impianto che macina 280 tonnellate di grano H24 e tutto automatizzato. I tanti ospiti dimostrano che è un servizio per il territorio, a servizio del territorio, il Molino Naldoni. Sì, è un servizio per il territorio, però non lavoriamo solo nel territorio, lavoriamo in oltre 20 paesi in giro per il mondo e in più in quasi tutta Europa. E Faenza è la location giusta per partire? Beh, per noi era un obiettivo, quindi diciamo obiettivo raggiunto. In più abbiamo dedicato il Molino di Marzeno al biologico che, guardando la location, se vogliamo usare lo stesso termine che ha usato lei, sicuramente è qualcosa di interessante, perché in aperta campagna, in una zona pedecollinare, dal mio punto di vista è qualcosa di bello. Le prospettive del settore? Prospettive del settore, stiamo vivendo un momento abbastanza difficoltoso perché come tutti ben avrete visto le materie prime sono aumentate in maniera esponenziale, non è sempre facile andare a ribaltare i prezzi delle materie prime sul prodotto finito. Lavoriamo tanto perché abbiamo tanto lavoro, però è un periodo molto difficile, purtroppo ci sono stati degli aumenti esponenziali, ad esempio grano duro che noi non lavoriamo, che lavoriamo solo il tenaro, il prezzo della materia prima è quasi raddoppiato. Il Molino Naldoni rappresenta una bella pagina di storia delle nostre comunità larghe, territorio della Romagna Faentina, verso la Toscana, è un territorio che ha dato vita nel corso dei tempi, dei secoli, a percorsi di artigianato straordinario. Ecco che fare le farine, trasformarle, è sicuramente uno dei grandi percorsi che ha caratterizzato il tempo passato. Molino Naldoni parte nel 1700. E da allora con continuità ancora oggi ci porta nel nostro mondo dei prodotti di grandissima eccellenza. Ovviamente come tutte le storie importanti è cresciuta, è cambiata, è partito come un piccolo laboratorio, una piccola eccellenza ed è diventato oggi invece una grande impresa. Rimane su Marzeno lo spazio del biologico, lo spazio delle piccole, no? Produzioni di grande qualità, qui su Faenza invece una esperienza quantitativamente più importante, qui si produce la farina e prodotti che raggiungono le tavole dell'Italia e si fa però sempre grande qualità, perché queste radici, queste origini legate proprio al rapporto con la terra, col cosiddetto chilometro zero ante litteram, no? Qui c'è veramente un territorio paesaggistico e culturale dentro questa storia aziendale di questa famiglia, ecco che l'eccellenza è fondamentale, è anche per questo che insieme al mulino oggi si inaugura anche uno spazio fondamentale, lo spazio della ricerca, della comunicazione e della formazione. Ecco, queste parole sono parole chiave che sono fondamentali e non ornamentali. Se si vuole stare sul mercato con questa capacità bisogna continuare ad investire sulla ricerca, sulla cultura, sul sapere e Molino Naldoni lo sta facendo alla grande. Si può fare naturalmente affari, raggiungere il mondo anche partendo dalla provincia, da Faenza, con l'ubicazione giusta come Molino Naldoni ha? Assolutamente, l'importante è non essere naif o folcloristici, c'è modo di vivere la provincia, Naldoni la vive nel modo giusto, cioè poter raccontare una storia unica, originale, possibile solo qui che dal 1700 in quella terra, con quell'acqua, con quei grani, con quel saper fare è nata questa storia. Quindi da un lato un'originalità che è fondamentale per poter stare in provincia senza essere folcloristici, dall'altro la capacità di Faenza di essere in un sistema viario strategico e quindi avere da un punto di vista logistico le condizioni per stare sul mercato. Questo fa la differenza, credo che il tema ovviamente
della Via Emilia, il tema della 14, la dorsale Emiliano-Romagnola, la facilità ad andare a sud e a nord con, diciamo, credo anche costi di impostazione logistici giusti, è il luogo ideale. Da un lato mantieni le radici in un universo che ti dà originalità, dall'altro sei nelle condizioni di stare sul mercato internazionale con costi, sistema logistici da XXI secolo.